Buonasera amici e ben ritrovati dallo stadio San Nicola di Bari. Io sono Guido La Carra e quest'oggi vi racconterò la partita fra Bari e Sicula Leonzio, valevole della 20ª giornata di Serie C, Girone C. Dal punto di vista della classifica abbiamo un Bari posizionato sempre in seconda posizione a quota 43 punti che affronterà quindi una Sicula Leonzio a 12 punti al 19° posto in classifica. Il Bari parte con il 4-3-1-2 e mister Vivarini schiera in campo Frattali, Corsinelli, Sabbione, Perrotta, Costa, Maita, Scavone, Schiavone, Laribi, Antenucci e Simeri. Abbiamo subito in campo i due nuovi acquisti, Maita e Laribi, che daranno ordine al centrocampo e alla tre quarti biancorossa. Dirige l'incontro il signor Filippo Giaccaglia della sezione di Iesi. Inizia ora Bari Sicula Leonzio. La Sicula Leonzio stava arrivando al gol. Laribi avanza, viene atterrato e c'è il calcio di punizione e l'ammonizione per il numero 21 della Sicula Leonzio. Andremo a vedere chi andrà a battere questa punizione. Abbiamo lì Costa e Schiavone, c'è anche Mirko Antenucci. Vedremo un po'. Schiavone batte e sfiora la traversa. Riparte il Bari con Simone Simeri. La passa ad Antenucci. Perfetto all'1-2 per Simeri che inciampa sul pallone nell'area di rigore avversaria. Thank you.
Si è alzata la bandierina del fuorigioco in ritardo, perché sicuramente il guardalinee avrà sentito l'arbitro, perché inizialmente il guardalinee non ha alzato la bandierina. Che tira e sfiora l'incrocio dei pali. Ottimo il tiro di Antenucci. Arriva il cross di Laribi. Può ripartire Corsinelli, si allarga, la passa ad Antenucci, ancora Antenucci, l'apertura, pallone adesso a Simeri, Costa mette il cross, non ci arriva Scavone, la palla è ancora lì, Scavone, niente! Corsinelli indietreggia verso Sabbione, Perrotta, finisce qui il primo tempo, Bari, Sicula, Leonzio 1-0. Bella l'apertura per Simeri, che entra in area, tira e c'è la parata del portiere. Oh, 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 che fallaccio però, neanche il cartellino. Thank you.
calcio d'angolo. Riparte il Bari. Niente, riparte male. Infatti ripartirà la Sicula Leonzio con una rimessa laterale. Rischia il Bari. Conquista la palla ancora Terrani, la allarga per Maita, Simeri, ti segue come
fuori. Riparte il Bari, con Dursi, la passa a Terrani, avanza il Bari. Aua può mettere il cross, lo mette, non c'è nessuno in area. Ormai l'arbitro fischia anche per il nulla. La palla viene bloccata dal portiere. Saranno 5 minuti di fuoco. Che cerca il tutto per tutto adesso, ma lo dobbiamo cercare anche noi, perché la Regina perde in casa con la Virtus Francavilla. Il cross, attenzione alla sicura Leonzio, la palla in aria, attenzione la deviazione. Ammonisce Filippo Berra, se non sbaglio, sì, veramente mi segnalano un gol annullato alla Regina. E non lo so perché non resto a casa. Forza Bariale, sempre accanto a te. Si sa qualcosa?
forza Bariale! Awa la passa a Simeri che avanza! Il Bari perde il pallone! Finito! Finisce qui! Bari sicula Leonzio 1-0! Decide la rete nel primo tempo di Simone Simeri! Abbiamo notizie da Reggio Calabria! Ancora niente da Reggio Calabria! 94esimo, risultato ancora quello di 1-2! Reggio Calabria, Regina, Virtus Francavilla! È stata una vittoria sofferta. Dai, dai, questo è per noi. Ole! In attesa di notizie da Reggio Calabria. 95esimo. I tifosi intanto iniziano a festeggiare perché domenica c'è sì Regina Bari, una partita importante per la classifica. Intanto finisce, ecco l'esultanza dello stadio San Nicola, finisce a Reggio Calabria, Regina Virtus Francavilla 1-2, Bari che si porta a meno 6, che è pronto ad andare a Reggio Calabria domenica 26 gennaio. Capolista, ad accorciare la distanza, ma è pronto anche ad onorare un gemellaggio storico del Bari. Sold out il settore ospiti, una partita che si prospetta memorabile sugli spalti ma soprattutto in campo. No, è un risultato, sarà finito. Lasciare un mi piace, un commento, a condividere il video, se vi va anche di iscrivervi al canale. Alla prossima, sempre Forza Bari.